E voltiamo pagina, l'auto del futuro protagonista alle OGR. Si è aperta infatti l'edizione 2022 di VTM con oltre 300 aziende partecipanti, le voci della prima giornata. Tantissime imprese che lavorano per migliorare e efficientare i sistemi tecnologici sull'automotive, ma soprattutto sulla mobilità sostenibile, dal punto di vista energetico, i nuovi carburanti più ecologici, più sicurezza sulle strade, questo è molto importante. E poi riattivare un po' quel sistema piemontese che si è sempre occupato delle automobili. Noi siamo un po' la patria e vogliamo rilanciare un settore che magari in questi anni un po' ha perso. I cambiamenti ci sono, le risorse dei fondi europei ci sono, ci vogliono tante idee e ci vogliono tante imprese. Noi sosteniamo particolarmente anche le start-up, i giovani che vogliono intraprendere una nuova attività e investire sul proprio futuro. Un evento come questo mette al centro la possibilità di agganciare e di essere protagonisti della rivoluzione che impatterà il mondo della mobilità, quindi tutto il mondo dell'automotive, con la possibilità di andarsi a interfacciare con le nuove esigenze del mercato, dal cliente al centro, quindi la customer centricity, alla creazione di servizi di valore aggiunti, partendo da una grande competenza che questo territorio rappresenta, spinti verso una grande capacità di investimento, di creazione di valore, grazie all'ecosistema piemontese che va dalla creazione di nuove competenze, ricerche e prodotti delle università e la capacità di realizzare prodotti straordinari e capaci di conquistare il mondo dell'industria piemontese. Torino in questo momento sta lavorando tantissimo per creare quelle infrastrutture e valorizzarle che consentono poi di catturare questo grande cambiamento di tecnologia che va verso il veicolo autonomo, che va verso una mobilità sostenibile, che va verso nuove alternative fonti di energia per alimentare i nostri veicoli e tutta la parte di infotainment che sta dentro il veicolo che rende l'esperienza anche del passeggero in maniera diversa. Oggi qui c'è il mondo che è venuto in Piemonte. Ci sono 23 paesi rappresentati, ci sono 300 imprese, 200 buyer internazionali. Il nostro impegno come CEIP è quello di mostrare le grandi opportunità che ci sono a livello internazionale per le nostre imprese e portare grandi opportunità dall'estero in Piemonte. Siamo qui al VTM 2022, siamo molto contenti di un evento di nuovo in presenza con tantissime aziende del settore dell'automotive e della mobilità. Oltre 300 aziende sono qui, ma anche grandi gruppi internazionali sono presenti qui a Torino oggi. Ci saranno molti incontri fra le imprese, migliaia di B2B tra le imprese. Torino rappresenta, il Piemonte rappresentano oltre il 35% dell'automotive italiano, non solo auto ma anche veicoli leggeri, camion eccetera, e la mobilità in generale. Quindi la Camera di Commercio di Torino è qui insieme alla Regione Piemonte per aiutare le imprese in questa grande vetrina che poi è una business convention, non è una fiera, e dove ci sono operatori del settore che fortunatamente si possono incontrare e quindi il nostro territorio si presenta alla comunità dell'automotive internazionale. Fuori battery electric.